Andiamo, Giorgina? Sono tantissime! Guardate! Ma che idea hai avuto? Sembra momocico! Aia! Ma si è fatta male, si è fatta male! Neanche in bagno uno può stare! Giorgia, perché ha messo stop? Perché non c'ha più voglia di guardare la televisione. Ma come non hai più voglia, Giorgia? Ma sono passati neanche 2 minuti, dai! Ok, Giorgia, tu sei incontentabile. Aspetta, fammi pensare qualcosa. Ho un'idea, Giorgia! Facciamo così! Dimmi un po', in che mese stiamo oggi? Ottobre, babbo. Brava! E a ottobre che cosa si festeggia? Esatto, brava! Quindi, se hai voglia, perché non intagliamo le zucche? Sì, babbo, è una bellissima idea! Però, babbo, c'è un problema, non abbiamo le zucche, che intagliamo le mele. Hai ragione, Giorgio, sai che facciamo? Andiamo a comprare 2 belle zucche, così vediamo chi fa la zucca più mostruosa. Che dici? Mi piace questa idea! Allora, scarpe, andiamo, su, su! Andiamo, Giorgina? Sono tantissime! Attenta Giorgia, non la butta a terra perché se no, se si rompe ci tocca ritornare al negozio. Aiuto! Oh! Ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, le zucche le abbiamo scelte, questa è la mia. E questa è la mia un pochino più piccola. Un pochino. Ora Giorgia invece vi farà vedere quali sono gli strumenti che utilizzeremo per modellare e intagliare le zucche. Questi sono gli strumenti che abbiamo comprato ma non sappiamo come si usano. Ok. E poi si sceglierà le facce da queste 2 foglie. E ovviamente per disegnare la faccia useremo 2 pennarelli, uno per me e uno per te. E alla fine, quando avremo intagliato tutte le zucche, all'interno andremo a mettere 2 candeline. Sì. Così saranno 2 zucche paurose. Giorgio, ma tu lo sai da dove si inizia a intagliare la zucca? Sì, babbo. Tagliare un cerchio qua, poi apri il coperchio, sì. E gli dobbiamo togliere il cervello. Oh, è schifo! E allora iniziamo, vai! Giorgia, ma tu sei più avanti di me però, eh! Sì! Ci sono! Ho trovato un modo semplice! Brava te, perché a me mi fanno male già i muscoli! Ragazzi, ora arriva la cosa più disgustosa di quando si intaglia la zucca, cioè portare via il tuo cervello. Il cervello della zucca, che è una cosa disgustosa. Sei pronta, Giorgia? Alziamo. Guardate, vediamo, Giorgia, tira su. Guardate. Non la voglio sputare. Giorgia. Oh ragazzi, che viscida! Oh, vediamo Giorgia! Guardate! Ma che schifo! Ma che idea hai avuto? Sembra un momocico di orco! Quanti semi! Le zucche le abbiamo svuotate, sono proprio letteralmente vuote, non hanno più cervello. E ora che cosa dobbiamo fare, Giorgia? Dobbiamo scegliere la faccia della zucca. Io l'ho scelta, guardate ragazzi, la mia è questa qui, qua, la vedete? Vediamo, Giorgia, qual ha scelto? Io ho scelto questa. Ok. 2 triangoli. È semplice la mia. Così, così. Un po' di denti. Facciamo così. Ed ecco, questa è la mia. E questa è la mia. E ora non ci resta che intagliare le zucche. Sì. Quell'altra mano forse mi permette. Primo buco tagliato, è caduto per terra. Vediamo, vediamo. Oh.
questo è il primo occhio. Io sto già facendo il secondo. Ok. Ma è super faticoso. Oppla, vediamo, olè, questi sono gli occhi. Oh, ta-da! Ma è bellissimo. Ora tocca i denti alla bocca. No, la bocca è più difficile. Eh sì, oh, ma io ancora gli devo fare il naso. Te il naso non ce l'hai? No. Babbo, dimmi. Ma questo a che serve? No, Giorgiano, questo non è un attrezzo per te, è molto pericoloso. Guardate, c'è anche la protezione. Questo serve per incidere, vuol dire che taglia molto. Quindi questo non lo usiamo, eh? Soprattutto non lo devi neanche usare tu. Quindi lascialo qui e non lo guardare. Sì. Oh, nel frattempo ho fatto anche il naso. Guardate, occhi e naso. Senti un po', Giorgiano, siccome a me mi scappa da fare la pipì, io vado a fare pipì, non ti fare male per piacere, ok? Non toccare strumenti che non sai usare. Okay. Bravo, bravo, che mi scappa! Ok, il babbo ha detto che questo attrezzo taglia molto, quindi se lo uso finisco prima di lui. Oh, come è sfilato! Ma si è fatta male, si è fatta male, neanche in bagno uno può stare. Arrivo, aspetta, mannaggia. Giorgia, ma che cosa è successo? Mi sono fatta male. Dove? Fammi vedere. Oddio, Giorgia, copri, copri. Ma io dico, scusa, sto andando in bagno un secondo e ti sei fatta male. Come mai? No, guarda, guarda. Ma se ti avevo detto che questo non lo dovevi usare, Giorgia! Ma allora, ma lo fai apposta ogni volta? Guarda, mi sta chiamando anche la mamma. Rispondiamo. O gli diamo una bella notizia alla mamma. Aspetta. Pronto? Pronto, come va? Va male, va male. Perché? Che è successo? Che è successo? La Giorgia si è tagliato un dito. Siamo andati a comprare le zucche di aglio, quindi stavamo intagliando. Io ho detto a Giorgia, vado un attimo in bagno. E lei ha usato un attrezzo che non doveva usare e si è tagliato un dito. Che devo fare? La devo portare all'ospedale? Ma no, ma che ospedale? Fai così, oh signore. Allora la prendi, la porti in bagno, gli sciacqui il viso sotto l'acqua fresca. Ok. Se il viso non è profondo, gli metti un cerotto. Prima disinfetta, vai un po'. Ok, va bene, vai, dai, ti lascio, la porto in bagno, dai, ciao, 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 ciao. Andiamo in bagno, su. Su, guarda qui. Mi fa male! Lo so. Non urlare, lo so che ti fa male, dai. Se io ti dico che non devi usare le cose, non le devi usare, non devi mai fare di testa tua. Vai, aspetta un attimo, fai così, mettiamo un po' di disinfettante. Ma che poi mi brucia. Ma che ti brucia. Vediamo. Ok, guarda qua, si vede ancora il taglio, guarda. Ok, guarda qua, Giorgia, tu sempre ti devi fare male, eh? Cioè, mi sono assentato qua 3 secondi, Ti fa male? Un pochino, però sto un po' meglio. Beh, meno male. Ok, così, bene. Oh, come va? Un po' meglio. Piegolo, vediamo. Che dici, te la senti di tagliare ancora le zucche? Sì, babbo, però mi fa ancora un po' male. Certo, ti fa male, hai un taglio. Però per piacere, Giorgia, stai attento questa volta. Andiamo, su, finiamo queste zucche. Manca solamente la bocca e abbiamo terminato. Io sono già a metà bocca. Bravo. Ancora devi iniziare. Ho tolto la bocca! Brava! Oh! Spezzando un dente! No. Ragazzi, abbiamo una zucca che gli dondola il dente. Guardate. Ragazzi, finalmente abbiamo terminato le zucche. Ora vi facciamo vedere come sono venute. Giorgia, sei pronta? Sì. Uno, due, tre.
questa è la mia, guardate. E questa è la mia, ma c'è un particolare. Mi dondolo un dente. Anche la mia. Ma invece il mio no, guarda, il mio addirittura si può anche togliere. No, Babbo, però manca una cosa. Che cosa? Bisogna mettere le candele dentro, così facciamo diventare le nostre zucche più paurose. Abbiamo messo le candele, ora vi facciamo vedere qual è l'effetto con la luce spenta. Spaventose e mostruose le nostre zucche. Però adesso non vi resta che votare qual è la zucca più bella. Quindi andate nei commenti e scrivete qual è la zucca più bella, quella di Salvo o quella di Giorgia. Anche oggi abbiamo terminato un altro video, ma Giorgia, prima mi devi dire qualcosa. Mi raccomando ragazzi, non toccate mai forbici appuntite e coltelli affilati senza un adulto accanto, perché se no vi fate molto male, come ho fatto io. E se anche questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like! Attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale!